Bene. Detto questo, ora la mia mogliettina, figuriamoci se si accontenta. E quindi cosa abbiamo in mente? Allora, adesso saliamo fino a Fai, a piedi, e poi da Fai dovrebbe esserci una nuova ferratina che si porta fino alla croce di Fai, il Fausior. Giusto? E noi non possiamo che accettare l'invito. Quindi dall'area picnic intanto prendiamo il 602B che spinge verso Fai della Paganella. Ecco qui, dopo 45 minuti dall'area picnic lasciata a mezzo lombardo, siamo usciti dalla piana rotaliana per andare sull'altopiano della Paganella. Quindi a breve inizieremo quest'altra nuova ferrata, che è la ferrata Croce di Fai. Eccoci finalmente, dopo tre quarti d'ora dall'area picnic di mezzo lombardo, un'altra mezz'ora di avvicinamento, e adesso siamo a 1150 metri e inizia questa ferratina. Già. Non hai nulla da dire? Cosa ti aspetti? Le aspettative? Non lo so. Penso sia abbastanza esposta. Esposta, ma immagino breve, se la croce è a 1400. Comunque dai, guarda. We'll be right back.
lasciamo la croce di Fai, quindi qui siamo a 1400 e qualcosa, e adesso ci riportiamo a mezzo del Marto. Sentiero 604, bocca delle Scalacce, Pra Grande, questa è l'indicazione, mentre andando dall'altra parte si va al passo di Santel. Malga dei Brenzi restando sulla forestale, noi invece continuiamo sul 604. Bocca delle Scalacce 1260 e adesso lasciamo 604 per il 603 e andiamo verso Fai della Paganella. Eccoci arrivati a Fai, un sentiero poco più sotto di quello che abbiamo preso per la salita alla ferrata, e adesso non ci resta che tornare a mezzo lombardo, quindi rifacciamo il sentiero di avvicinamento un po' lunghetto che abbiamo fatto anche questa mattina. Una alternativa poteva essere parcheggiare a mezzo lombardo, fare la ferrata a Val d'Arri, tornare alla macchina, prendere la macchina, salire a Fai, fare questa, sì. E a quest'ora avevamo qua la macchina. Invece tu, ma no! Sì, no, facciamone due, facciamo dislivello. Allora, sai cosa ti propongo? Adesso da qui andiamo su al Santel e andiamo a fare la ferrata delle acque, andiamo su un Paganella, okay, facciamo quella. Va bene. E va bene, mi dice. E qui come i Beatles attraversiamo la strada di nuovo per riportarci a mezzo lombardo. Quindi adesso fino all'area picnic come prima. E dall'area picnic di prima adesso scendiamo per il sentiero che ci porterà a mezzo lombardo al cimitero. Ed ecco che ritorniamo all'uscita della ferrata di questa mattina della Val d'Arri per raggiungere mezzo lombardo, qui dice in 40 minuti. Ma prevediamo di essere un pochettino più veloci, va là. Eccoci arrivati. Allora, cosa ci dice Strava oggi? Allora, Strava oggi ci dice che abbiamo camminato per 7 ore e a una velocità media di 3 km orari. Fai vedere il disegno Skiribit. Aspetta. Allora, ci troviamo a concludere il video a casa perché alla fine avevo la scheda piena, e quindi Evelyn, è giunto il tuo momento, il più atteso, quello dei dati. Allora, dati alla mano. Dati alla mano, per morire, simpaticissima. 5 ore e 23. Sì. Per... qui dice 1800 di dislivello. Ci crediamo? Boh, no, non so. E 21,50 km. Sì, sono dati un po' strani, ma con due ferrate è così, insomma. Ebbene, guarda qua quanti pomari, Sì. La Val de Non, E questo chi è? Adolf. L'uomo che mangia... no, il cane che mangiava le mele. Marce. Ciao. Prossima volta vieni anche tu.